7:55 minuti, torniamo in diretta perché è arrivato il momento del nostro caffè con oggi Focus, un'associazione che continua a farsi conoscere a Bari e non solo. Siamo in compagnia di Gino Diana, presidente dell'associazione Spacca Bari. Ciao Gino, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dall'inizio, Presidente, perché spieghiamo che cos'è l'associazione Spacca Bari. Siete ormai presenti sul territorio da anni, non mi ricordo quanti, ma forse più di 10, dimmelo tu. siamo presenti dal 2004, quindi sono 20 anni. Abbiamo superato i 20 anni. È un'associazione che è nata... si fa conoscere per i presepi poi realizzati da gli artisti. Siete presenti anche in periodo soprattutto nel periodo natalizio con le mostre al Fortino di Sant'Antonio, ma vi state allargando perché avete dato vita ad una vera e propria rete di laboratori in giro, anche a cielo aperto in città, soprattutto anche nella vostra sede nei pressi della cattedrale di Bari. Sono laboratori che vanno benissimo soprattutto tra i turisti, Presidente. Assolutamente sì, una nuova idea dell'associazione, innovativa come al solito, pieno di gioia, quindi colgo l'occasione che questa domenica dalle 10 alle 12 c'è laboratorio a cielo aperto. Abbiamo la presenza del nostro sindaco Vito Leccese e anche dall'assessore Paolo Romano, quindi per chi vuole venire a creare laboratorio il souvenir insieme a noi e portarselo via gratuitamente, può prenotare su Facebook Associazione Culturale Spacca Bari e siete con noi. Ecco perché, Gino, spieghiamo anche che cosa si fa in questi laboratori. Voi mettete a disposizione tutto il materiale e poi il turista o il barese che fa? Il turista e il barese insieme a noi con i nuovi materiali biodegradabili, sostenibili e di riciclo, si sceglie quale materiale vuole creare il souvenir. Facciamo il decoupage e la decorazione fatta a mano, mettiamo la calamita dietro e voilà, è pronto il souvenir da appendere al frigo oppure a muro come vuole. Ecco, quindi le stiamo vedendo anche nelle immagini che il nostro Federico Sempli sta mandando in onda. Io sono venuto proprio a guardare uno dei vostri laboratori giugno ed è stato davvero un successo perché, come dicevi tu, oltre ai baresi ci sono tanti turisti che poi sono incuriositi, si fermano e portano via un ricordo della città di Bari. Assolutamente sì, è bello toccare con le mani e creare con la mente, questo ti rilassa mentre crei il souvenir che dura 10 minuti, poco più di 10 minuti, quindi fa molto bene, a parte alla tasca perché non si paga, è gratuito, diamo qualcosa gratis a chi ci viene a trovare da tutto il mondo e anche ai baresi e ai pugliesi, quindi è bello regalare qualcosa e creare insieme e portartelo via. Infatti siamo anche presenti sul territorio di Capurso con il sindaco Michele Laricchia, un'amministrazione eccellente come quella di Bari, che creiamo anche lì il laboratorio tutti i lunedì e i martedì, ottobre e novembre, ecco, dalle 16 alle 18 l'orario, quindi piazza Gramsci a quell'ora siamo presenti per creare insieme il laboratorio anche su Capurso. Ecco Presidente, questa è una vera e propria vittoria anche per voi come associazione perché lo dicevo all'inizio, state ampliando i vostri confini, arrivare anche fuori dalle mura di Bari è importante anche per farsi conoscere e per esportare un po' questa arte gratuita, chiamiamola così, che mettete in atto coinvolgendo anche non solo i baresi ma anche i pugliesi a questo punto. Assolutamente sì, anzi caro Giuseppe ti dirò di più. C'è stata fatta proposta di andare nelle altre regioni, quindi se andiamo nelle altre regioni facciamo lì laboratorio con il souvenir del logo, quindi andiamo a Milano, facciamo il souvenir di Milano con la famosa chiesa di Milano, con le meraviglie di Milano, quindi ogni logo facciamo il souvenir creando il logo della propria città. Questa è una cosa bella, ma poi tra l'altro stiamo sperimentando questi giorni le pause che hanno i dipendenti a lavoro, che hanno mezz'ora di pausa per fare il pranzo, allora non più mezz'ora magari, ma stiamo sperimentando 20 minuti e 10 minuti ce lo dà al laboratorio, quindi questo ci aiuta anche lo stress lavorativo, lo stress quotidiano,
e familiare e quant'altro, quindi sta andando molto ma molto bene questa cosa. Una pausa pranzo diversa, diciamo, tra arte sì. e cibo, Presidente. Sì, bravissimo, bravo Giuseppe, bravo. Presidente, siamo in chiusura. Io ovviamente mi concentrerei anche sull'attività diciamo per la quale siete davvero famosi, ovvero la mostra dei presepi. Le chiedo a che punto siete, se siete già al lavoro per costruire presepi e soprattutto se come lo scorso anno ci saranno delle novità come i presepi costruiti interamente con materiale biodegradabile o addirittura materiale poi preso e raccolto dai luoghi naturali poi della città e non solo. Sì, 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 sempre di più, ogni anno sempre di più con questi nuovi materiali, quindi è molto importante. Anche quest'anno avremo novità di maestri d'arte, con presepi con le loro storie, quindi non più paesaggi inventati, ma paesaggi o palazzi o strade, o vicoli o quant'altro esistenti. Quindi creiamo quello che c'è in Puglia. Questa è una cosa molto bella. Abbiamo già la data, il 1° dicembre inaugureremo la 20ª edizione della mostra di presepi, ormai famosa non solo in Puglia ma a livello nazionale, siamo con 50.000 visitatori, quindi inauguriamo il 1° dicembre, alle 21 l'inaugurazione fino alla fine del mese. Questo ringraziamo che ci permette l'amministrazione comunale per un mese la sala, quindi tutti i giorni senza riposo, e serviamo la città con piacere e con il cuore. Ecco come bisogna essere un po' tutti così, un po' con il cuore per la propria città. Amiamo la nostra città perché lo sviluppo è molto importante anche per il futuro dei giovani. Ma stamattina mi sono superato. Ecco, ci mancava la chiusa finale di Zio Gino, come lo conoscono tutti, che ovviamente unisce il suo, diciamo, ha un fitto repertorio di frasi in dialetto barese, ma ci piace, li vogliamo bene anche per questo. Anzi, Gino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente seguite anche l'Associazione Culturale Spacca Bari sui social, perché, come diceva prima il Presidente, avete anche modo di prenotarvi sia per i laboratori a cielo aperto e quindi riservare un posto e comporre il vostro souvenir da portar via gratuitamente, sia ovviamente resterete informati sugli eventi come ad esempio la mostra dei presepi, che è davvero incredibile e partirà dal 1° dicembre negli spazi del Fortino Sant'Antonio. Gino, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Lunga vita al lupo, grazie a voi che siete sempre presenti da 50 anni sul territorio e che divulgate tutto il meglio della città. Un abbraccio a tutti e a tutti i telespettatori. Grazie, grazie, grazie a Gino Diana, presidente dell'associazione Spacca Bari. Noi andiamo in pubblicità, ma torniamo tra pochissimo.